È in corso dalle prime ore di stamattina un'operazione dei carabinieri di Santo Mio, frazione di Malo. Dai dintorni di un'abitazione privata è giunta una chiamata d'allarme arrivata poco dopo le 7 con richiesta di intervento. Secondo le prime frammentarie descrizioni, dal posto sarebbe stata rinvenuta una persona senza vita all'interno di una casa che si trova lungo via Vicenza, sulla provinciale 46 del Vesuvio, in circostanze evidentemente da approfondire, vista la presenza del nucleo investigativo dei carabinieri sul luogo. Si tratterebbe di una donna di giovane età, la notizia non ha ancora conferma ufficiale. Il contesto della morte, che risalirebbe almeno al giorno precedente, non lascia comunque adito a dubbi di sorta ai militari impegnati a Santo Mio, che si riservano comunicazioni più dettagliate nel corso della giornata. Allo stato attuale risulta prematura qualsiasi ipotesi. L'abitazione piuttosto fatiscente, che si trova all'altezza dell'incrocio semaforico con Via Ponte, è oggetto di un andirivieni delle forze dell'ordine, tra cui il reparto investigativo che indossa le caratteristiche tutte bianche. Si tratta di uno stabile che un tempo ospitava una nota pizzeria da Franca, ma chiusa al pubblico da almeno 15 anni, gestita da una famiglia della zona. Si attende l'arrivo del medico legale prima della rimozione del corpo per metterlo poi eventualmente a disposizione della procura di Vicenza. Ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, dalle tinte drammatiche, saranno disponibili nelle prossime ore.